Ciao ragazzi, io sono Emanuele e questo è sempre True the Looking Glass. Oggi sono qui per parlarvi di un'altra serie, a mio modo di vedere, imprescindibile. Sto parlando di The Americans, serie che si ispira a una storia vera e che tratta le vicende di una coppia di agenti segreti del KGB operante negli Stati Uniti negli anni Ottanta, durante la Guerra Fredda. E beh, wow, ragazzi, chi la segue come me sarà d'accordo con me nel dire che questa serie è un piccolo gioiello. Già la sigla rende l'idea della commistione tra Russia e America, su quanto erano mischiate queste due nazioni all'epoca, soprattutto per la faccenda riguardante le spie. Una serie che peraltro ha un inizio buono, ma secondo me non proprio esaltante, eh? Alla lunga però invece devo ammettere, già con la fine della prima stagione, che mi ha conquistato. Grazie naturalmente all'ottima regia e fotografia, ma soprattutto grazie alle ambientazioni e alle atmosfere dell'epoca che sono ricreate veramente alla perfezione, ragazzi. Anche toccando qua e là eventi realmente accaduti, come ad esempio l'attentato a Reagan, oppure la sparizione della Statua della Libertà ad opera di David Copperfield. Un evento minore, non è che c'è una puntata solo su quello. La storia è piena zeppa di intrecci e capovolgimenti di fronte, come ci si aspetterebbe del resto da una trama di spionaggio. Magari certe volte il tutto non è proprio realistico al 100%, però cavolo, la tensione c'è e si sente. La paranoia di coloro che tradiscono il proprio paese è ricreata davvero alla perfezione, cioè stai veramente in ansia per sti qua. Di chi ci si può fidare del resto? Chiunque potrebbe essere una spia. E soprattutto anche la musica contribuisce bene a ricreare questo clima di tensione, anche perché hai sempre la sensazione che stia per accadere qualcosa e ci sono queste musiche che ti martellano nel cervello in questi momenti di suspense, veramente fantastiche le musiche. La ricerca continua di qualcuno da corrompere e portare dalla propria parte, il provare a mantenere lo status quo onde evitare pericolose destabilizzazioni internazionali che magari partono da una minchiata. America e Russia che in segreto lavorano l'una contro i fianchi dell'altra e pubblicamente invece mantengono appunto freddamente lo status quo, la ricerca di ogni tipo di informazione sul nemico. Mai come in quel periodo le informazioni rappresentavano tutto, la cosa più importante. Con la Russia che era costretta a inseguire gli sviluppi americani nel campo nucleare e non solo. Bugie su bugie per raggiungere i propri obiettivi e scelte che fanno spesso apparire i protagonisti per i quali dovremmo fare il tifo tutt'altro che brave persone. Il confine tra cosa è giusto e cosa è sbagliato è molto sottile in questa serie, come del resto oggigiorno altre serie TV come ad esempio Breaking Bad ci stanno dimostrando. Ed è proprio a Breaking Bad che ho pensato nell'immaginarmi lo sviluppo del rapporto tra Philip e Stan, e nell'immaginare come finirà questo rapporto. Non voglio aggiungere altro per evitare di fare spoiler su Breaking Bad. Se c'è ancora qualcuno che non ha visto Breaking Bad, chi ha visto The Americans e Breaking Bad capirà a cosa mi sto riferendo, vero? In qualche puntata poi ci si sofferma tanto sulla tematica della famiglia, e alla fin fine, secondo me, risulta essere proprio questo il centro nevralgico di The Americans. Ok, sì, bella e vincente la tematica dello spionaggio, però al centro di tutto, secondo me, sta la famiglia Jennings, scusate, e questo concetto di fondo. Possono due persone che almeno inizialmente non si amano costruire una famiglia? Far crescere dei figli nella finzione? In un mondo che non appartiene ai genitori, anzi un mondo contro il quale proprio i genitori lottano 24 ore al giorno? Uno dei figli ha in camera il poster dell'allunaggio di Neil Armstrong, il simbolo della vittoria americana contro la Russia nella corsa allo spazio. E posso solo immaginare cosa prova Filippo ogni volta che entra in camera del figlio. Ciao figliolo. Ah, c'hai sempre il poster di Neil Armstrong? Ehi, guarda, cosa c'è là fuori? Succa merda! Noi per prima abbiamo andato sullo Sputnik. Cagate a parte, i figli di Philip ed Elizabeth che crescono come perfetti americani, vicini ai valori di quel capitalismo che invece i genitori contrastano tutti i giorni. La chiave del successo della serie sta, secondo me, nel rapporto tra Paige soprattutto e i genitori. Un rapporto che in alcune puntate raggiunge delle vette di drammaticità veramente importanti e che non possono, secondo me, lasciare indifferenti. Adesso di recente mi sono messo in pari con la quarta stagione, da quanto ho capito ce ne saranno ancora due, dopodiché la serie si concluderà, quindi non voglio, scusate, non vedo l'ora di vedere come proseguirà la storia. E a voi ragazzi di American spiace? Come sempre, se volete, lasciatemi un commento qua sotto e a me non resta altro che ringraziarvi della visione, ragazzi, e darvi appuntamento ai prossimi video. Sempre qui su True the Looking Glass. Mi raccomando, sono partiti 200 bambini, vabbè, pazienza. Ciao a tutti.